Questa sera siamo arrivati al quinto studio, abbiamo iniziato a studiare il libro degli Atti, quindi è un libro straordinario, un libro, abbiamo detto, importante, molto importante, e quindi è necessario conoscere il libro degli Atti se vogliamo conoscere quello che è successo subito dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione del Signore Gesù. Quindi siamo arrivati al quinto studio e questa volta parliamo della fondazione della Chiesa. In questo capitolo viene narrata come nasce la Chiesa, ma in questo capitolo scopriremo pure un tema che tante volte è stato motivo di divisione, cioè, questo mi dispiace molto. Il tema è: si può parlare ancora in lingue? E quindi vedremo quello che dice questo testo e poi cercheremo anche di dare una risposta. Però voglio fare un piccolo riepilogo per quanti forse è la prima volta che si collegano con noi. Siamo al capitolo 2 del Libro degli Atti, ma abbiamo studiato il capitolo 1, quindi abbiamo detto che i discepoli si trovavano ad aspettare in quei 10 giorni la promessa dello Spirito Santo. Forse non tutti sanno, ma dopo che Gesù è risorto, è rimasto altri 40 giorni insieme ai suoi discepoli per dare, direi, le ultime indicazioni, le ultime istruzioni. Abbiamo detto che quando Pietro si alzò per parlare, ormai Gesù era asceso al cielo, il numero dei discepoli era salito a circa 120 persone. Pietro, nel discorso per la sostituzione, abbiamo visto pure questo, di Giuda, conferma l'ispirazione della scrittura, possiamo fidarci. Abbiamo detto della parola di Dio, della Bibbia. Dio quando parla non parla mai invano. Abbiamo visto che non c'era contraddizione tra il racconto di Matteo e quello di Luca per quanto riguarda l'impiccagione di Giuda. Poi se qualcuno vuole rivedere gli studi precedenti, quindi dal numero 1 fino alla scorsa volta, può andare sulla nostra pagina YouTube e vedere gli studi precedenti per avere un'idea molto più approfondita. Quindi Giuda scelse, abbiamo detto, spontaneamente di tradire e andò anche nel suo luogo, cioè nell'inferno o nell'Hades, come abbiamo spiegato nello studio. Quindi tutti coloro che rinnegano Cristo, compreso Giuda, finiscono all'inferno perché è lì il loro posto, è lì il loro luogo. Abbiamo visto che José era un apostolo pure. Al giorno d'oggi questa parola viene abusata notevolmente, tutti si iniziano a far chiamare apostoli, ma abbiamo visto che cos'era un apostolo. L'apostolo era un testimone oculare della risurrezione di Cristo Gesù. Non credo che quelli che si fanno chiamare apostoli oggi abbiano visto Gesù risorto. Comunque sia, voglio invitarvi a leggere la Bibbia insieme a me e vi invito a prendere appunto il capitolo 2 del Libro degli Atti e leggiamo insieme i primi 13 versi di questo libro così meraviglioso. È un capitolo anche questo straordinario. Leggiamo insieme. Quando il giorno dopo, il giorno della Pentecoste, giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E si stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto
tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti si stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Fin qui la parola. Bene, è con gran piacere che possiamo iniziare questo studio di questo capitolo così straordinario, meraviglioso. Ora, come sempre, per capire il testo, io faccio delle domande. È come se qualcuno di voi venisse da me e mi dicesse: Giovanni, vogliamo capire questo testo? E quindi io immagino le domande che possono uscire fuori da coloro che ascoltano anche in questo momento. Ora, per esempio, qualcuno potrebbe chiedere: cosa rappresentava per gli israeliti il giorno della Pentecoste? Vedete il versetto 1, l'abbiamo visto prima. Cosa significa Pentecoste? Andiamo per ordine, perché penso sia importante spiegare questa parola, Pentecoste. Nell'Antico Testamento la Pentecoste veniva dopo la Pasqua, cioè veniva festeggiata 50 giorni dopo la Pasqua. E nell'Antico Testamento era proprio dare la legge, era una legge. Quindi veniva chiamata anche la festa, se volete, delle primizie, era chiamata anche festa delle settimane o festa della mietitura, la Pentecoste. Quindi Pentecoste significa cinquantesimo in realtà. Era una delle tre grandi feste giudaiche celebrate durante l'anno. Potrei darvi delle citazioni dell'Antico Testamento, ma se volete poi posso darvi Levitico 23:16, Deuteronomio 16:16, eccetera, eccetera. La Pentecoste era una festa di ringraziamento per i raccolti. E questo per l'Antico Testamento. Nuovo Testamento, la Pentecoste è dopo la morte di Gesù. Gesù infatti fu crocifisso a Pasqua e salì in cielo. Molte persone non sanno questo. Gesù salì in cielo 40 giorni dopo la sua resurrezione. Quindi nel Nuovo Testamento la Pentecoste viene dopo la morte di Gesù e la venuta coincide con la venuta dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo discese esattamente 50 giorni dopo la crocifissione, cioè 10 giorni dopo l'ascensione. Pentecoste nel Nuovo Testamento non è soltanto dopo la morte di Gesù o la venuta dello Spirito Santo, ma Pentecoste è anche raccolta delle anime. Infatti vedremo fra non molto anche questo. In quel giorno di Pentecoste è nata la Chiesa. Gloria a Dio! È un giorno speciale, è un giorno meraviglioso. E se voi vedete le coincidenze, no? Che poi non sono coincidenze, è il piano eterno di Dio. Per gli ebrei Pentecoste era la festa di ringraziamento per la raccolta, per i raccolti. Per il nuovo patto, per la Chiesa, diciamo, per il Nuovo Testamento, la Pentecoste è la nascita, oppure possiamo dire il raccolto delle anime che si ravvedono e che vengono a Cristo. Ma andiamo avanti per ordine. Nel versetto 1 vi è qualcosa che possiamo prendere come insegnamento per noi oggi. C'è qualcosa di straordinario. Se vedete il versetto 1 dice: tutti erano insieme. Quel giorno di Pentecoste tutti erano insieme. Un insegnamento che possiamo prendere per noi oggi è l'unità dei primi credenti. Questo stare insieme è il presupposto per poter fondare una chiesa. Ma dove sono le persone che vogliono stare insieme l'un l'altro? Perché oggi è difficile fondare una chiesa? Vedete, questo stare insieme, questa unità è importante, perché senza questa unità non si può proseguire il cammino di chiesa. Questa unità dei primi credenti va, diciamo, al di là di quella che può essere la mentalità da club. Voi sapete i club. Io frequento un club perché sono della Juve, perché sono del Milan, perché sono dell'Inter, quindi è il club
degli sportivi. Ma questa unità di cui parla Atti va al di là della mentalità da club, da patronato, è qualcosa di più grande. Queste persone non stanno insieme perché gli piace la cucina, non stanno insieme queste persone perché gli piace il cucito, non stanno insieme perché gli piace il calcio. Queste persone stanno insieme perché Cristo li ha salvati. Questa è la particolarità, questa è l'unità. A legarli, queste persone, è Cristo, non è nemmeno una religione, ma è Cristo. Stavano insieme. Chi erano questi che stavano insieme? In questo primo versetto. Erano sicuramente gli apostoli. Vi ricordate al versetto 13 del capitolo 1? Sta parlando proprio degli apostoli che erano riuniti lì in quella sala di sopra a pregare insieme a tutti gli altri discepoli. Quindi, e poi possiamo vedere che erano insieme ai 120. E nel versetto 15 del capitolo 1 parla che il numero dei discepoli era salito a 120. Quindi c'è stata questa esplosione, questo stare insieme cresceva, questa differenza tra la società e quello che era accaduto a questi discepoli di Gesù era enorme, aveva un impatto potente nella vita delle persone, e quindi le persone volevano stare insieme tra di loro. Ora, forse un'altra domanda che si può fare: per quale motivo ci fu questo vento impetuoso? Vedete il versetto 2? Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia. Qualcuno potrebbe chiedere, ma Giovanni, perché ci fu questo vento impetuoso prima che scendesse lo Spirito Santo? Dovete sapere questo. Il suono rassomigliante ad un vento impetuoso che soffia era il segno che Dio stava per fare una cosa nuova. Era il segno, era importante. Io per questo voglio farvi notare che c'è un brano della Bibbia che fa parlare proprio di questo, in Ezechiele, vediamo se riusciamo a proiettarlo, Ezechiele capitolo 37, ve lo faccio vedere. Ezechiele 37, versetti 7 a 10. Guardate un po', dice: io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento, le ossa si accostarono le une alle altre. Poi dice: io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirla, ma non c'era in esse nessuno spirito. Guardate il versetto 9. Allora egli mi disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo e di allo spirito, così parla il Signore Dio: vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo, grandissimo. Straordinario questo testo, descrittivo ovviamente per quello che stiamo vivendo. E poi c'è un altro versetto interessante in Giovanni capitolo 3, che parla proprio anche del vento. Questi versetti io li faccio leggere perché deve essere la Bibbia a parlare, non tanto io che sto insegnando questo brano. Ma guardate insieme a me ancora in Giovanni capitolo 3, versetto 8. Guardate cosa dice il Vangelo di Giovanni al versetto 8. Guardate: il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va, così è di chiunque è nato dallo Spirito. Vedete, il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore. Quindi, qual è il motivo che ci fu questo vento impetuoso? Questo era il segno che Dio stava per fare una cosa nuova. Pietro, più avanti nel libro degli Atti, definirà
questa cosa nuova come discesa dello Spirito Santo. Quindi è un nuovo inizio nell'opera di Dio. Diciamo che questa cosa nuova che viene descritta in questo capitolo è stata anche profetizzata, è stata fatta una profezia da Gesù stesso sulla Chiesa in Matteo 16-18, ma per brevità non andiamo a vedere. Quindi nella scrittura il vento è spesso figura dello Spirito Santo. Il vento soffia dove vuole. Ora, forse un'altra domanda che qualcuno potrebbe fare è perché oltre al vento impetuoso compaiono le lingue di fuoco. Vedete il versetto 3. Il versetto 3 parla proprio che apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Perché dopo questo vento compaiono queste lingue di fuoco? Prima di ogni cosa, bisogna che si adempisse la profezia detta da Giovanni Battista riguardo allo Spirito Santo, cioè che avrebbe battezzato con fuoco. Vi ricordate quando Giovanni Battista fece questa profezia? Forse è il caso di andare a leggere, e andiamo a leggerlo insieme in Luca 3, versetto 16. Guardate qui la profezia di Giovanni Battista, dice così: Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. E poi ascoltate bene, egli, io l'ho sottolineato in rosso, vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E fuoco. Questo è quello che è la profezia fatta da Giovanni Battista. I versetti 3 e 4 di questo capitolo 2 di Atti sono anche un adempimento di Gioele. Vedete, la scrittura, come dicevamo prima, quando Dio parla, non parla mai in vano. La scrittura, tutto ciò che è stato predetto, si deve per forza avverare. E quindi adesso è il caso, questa sera, di andare a leggere questi versetti in Gioele e vi invito, cercherò di farvi vedere questo Gioele, ve lo prendo, Gioele capitolo 2, leggete insieme a me, versetti 28 e 29. Guardate un po' cosa dice Gioele. Dopo questo, ascoltate, questa è una profezia scritta diversi secoli prima, avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Versetto 29, anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Il mio spirito. Quindi, se vedete, la Bibbia è completa, è chiara in quello che noi ci dà da vedere, è molto chiara. Quindi, se andiamo a noi, perché le lingue di fuoco? Qualcun altro potrebbe chiedere, Giovanni, ma perché le lingue di fuoco? Sapete, il fuoco nella scrittura indica spesso la presenza divina. Quindi, quando parliamo di fuoco, ha a che fare sempre con Dio, con la presenza divina. Ok, io non trovo più, ecco, sto qua. Ecco, mi sono trovato, non trovavo più la connessione. Quindi, quando parliamo di lingue, di fuoco, il fuoco nella scrittura, dicevo, indica spesso la presenza divina. Vi ricordate anche quando Mosè era lì nel deserto e ebbe la visione, questo pruno che bruciava e non si consumava. E poi scopre che era Yahweh che voleva un incontro con Mosè. Quindi il fuoco simboleggia la presenza purificatrice di Dio, che brucia gli elementi indesiderabili della nostra vita. Ed infiamma anche il nostro cuore, in modo che possiamo attizzare quello degli altri. Quindi il fuoco di Dio è un fuoco benefico.
che purifica, non è un fuoco che danneggia, è un fuoco che purifica. Ora, forse un'altra domanda potrebbe essere fatta, tipo, ma perché era necessario che le lingue di fuoco si posassero su ogni discepolo? Guardate il versetto 3. Ad esempio, per rispondere a questa domanda, sul Monte Sinai, vi ricordate, il fuoco cadde in un sol posto. Non andiamo a leggere, ma si trova in Esodo 3, 2 e 4, e poi Esodo 19, versetto 18 e seguenti. Quindi, sul Monte Sinai il fuoco cadde in un solo posto, mentre a Pentecoste il fuoco cadde su molti credenti, simboleggiando che cosa? Così che la presenza di Dio ora è a disposizione di tutti quelli che credono in Lui. Questo è un aspetto molto importante. Quindi per credere, guardate che è una cosa fondamentale quello che sto dicendo adesso, per credere bisogna accettare Cristo nella propria vita come Salvatore e Signore. Quindi qui c'è una testimonianza importante. Adesso per la prima volta questo fuoco diciamo che viene sparso su ogni, cade su ogni credente. Secondo voi, questa è un'altra domanda che potrebbe essere fatta, c'è una differenza tra l'essere battezzato in Spirito Santo e l'essere ripieni di Spirito Santo? Guardate il versetto 4, dice così: tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, c'è questa differenza o no? C'è una differenza. Il battesimo dello Spirito Santo, dovete sapere, è un atto unico ed è l'innesto del credente nel corpo di Cristo, cioè la Chiesa. E qui potremmo leggere diversi versetti che ci dicono questo. Per esempio, Efesini 1.13, Prima Corinzi 12.13. Mentre questo è il battesimo dello Spirito Santo, è un atto unico, cioè quando un peccatore si ravvede, quando un peccatore si riconosce tale davanti a Dio e confessa i propri peccati, cosa accade? Accade che se la persona è sincera, Dio compie un miracolo nella vita della persona. È il miracolo della nuova nascita. E questo può essere anche chiamato, definito il battesimo dello Spirito Santo, cioè è un atto unico, mentre la pienezza dello Spirito Santo è una realtà che si rinnova giorno per giorno nella vita di ogni credente. Quindi non c'è bisogno di essere ribattezzati nello Spirito Santo, perché battezzati nello Spirito Santo si è quando abbiamo accettato, quando si accetta Cristo veramente, di cuore. Quando si accetta Cristo così, allora lo Spirito Santo scende su di noi, cioè si impossessa di noi, quindi noi diventiamo figli di Dio. E Paolo dirà, e lo Spirito attesta che siamo figli di Dio. Quindi è un ordine di Dio che ogni credente custodisca la pienezza dello Spirito Santo. Paolo esorta e comanda di essere ripieni dello Spirito Santo. Ad esempio, sia Pietro che gli altri apostoli spesso furono ripieni di Spirito Santo, non battezzati dallo Spirito Santo. Per esempio, leggo io magari dalla mia Bibbia, ma se voi avete una Bibbia a casa potete leggere insieme a me, in Atti 4:8 dice così: allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani. Vedete? Qui Luca registra che Pietro fu ripieno dello Spirito Santo, ma al versetto 31, guardate ancora, in questo capitolo 4, dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Quindi non sta parlando di battesimo, sta parlando di essere ripieni dello Spirito Santo. Quindi l'essere ripieni di Spirito Santo, e potremmo leggere altri versetti, ma per brevità non lo facciamo. Quindi l'essere ripieni di Spirito Santo comporta un'aperta testimonianza, ma tocca tutti gli aspetti della nostra vita. No, non trascura nulla, cioè se io sono ripieno dello Spirito Santo, per esempio, il contesto di quando Paolo dice di essere
ripieni dello Spirito Santo, parla del marito che deve amare la moglie. Come si fa a amare una moglie se uno non ha lo Spirito del Signore? Come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi vedete che quando si è ripieni dello Spirito Santo si adempiono tutti gli aspetti della nostra vita in un modo che onora Dio. Quindi la moglie viene detto che deve essere sottomessa al marito, ma come si fa a sottomettersi al marito se non è ripiena dello Spirito Santo? Entrambi, marito e moglie, hanno bisogno della pienezza dello Spirito Santo per adempiere i comandamenti. Oppure i figli come fanno a essere ubbidienti se non sono ripieni dello Spirito Santo? E potrei continuare ancora a lungo. Ora, Dio si manifestò a questi credenti in un modo spettacolare, con il vento impetuoso, con il fuoco e infine, versetto 4, lo Spirito Santo. Ora, forse vi faccio io una domanda a questo punto. Vorreste anche voi che Dio si rivelasse a voi in modo altrettanto riconoscibile e spettacolare? Molti amano la spettacolarità, cioè vedere le cose spettacolari, ecco perché si fanno certe uscite, certi pellegrinaggi, sì, chi va a Meggiugorje, chi va lì, perché vogliono vedere cose sensazionali. Quello che posso dire è che Dio potrebbe farlo, cioè lui potrebbe fare cose spettacolari, ma state attenti a non pretenderlo. È quello che spesso succede nel mondo religioso, che le persone pretendono dei miracoli spettacolari, e purtroppo molti pretendono questo. In Prima Re, capitolo 19, versetti 11 e 12, anche Elia aveva bisogno di un messaggio da parte di Dio. Viene descritto in questo capitolo di Prima Re, nell'Antico Testamento. E in questo capitolo ci fu un vento impetuoso, poi ci fu un terremoto, viene descritto in questo capitolo, poi un fuoco. Ma attenzione, il messaggio di Dio giunse in un dolce e sommesso sussurro. Vedete, Dio può usare metodi sconvolgenti. Qui in Atti 2 lo fa per operare nella nostra vita, può usare metodi sconvolgenti per operare nella nostra vita, o potrebbe parlarci mediante dolci sussurri. La cosa che più conta è ascoltarlo. Non dimentichiamoci che la cosa che più conta, che Dio vuole da noi, è che noi lo ascoltiamo o in un modo o in un altro. Forse una domanda che qualcuno farebbe in questo momento sarebbe: qual era lo scopo del parlare in lingue, Giovanni? Per due motivi bisognava parlare in lingue quel giorno di Pentecoste. Innanzitutto colpire tutti gli uditori, cioè tutti coloro che erano lì a quella festa di Pentecoste, perché i discepoli qui in questa festa parlavano in lingue che non conoscevano. Quindi questo parlare in lingue che loro non conoscevano, ma chi era lì alla festa li sentiva parlare nella propria lingua, era un modo per colpire l'uditorio di una cosa eccezionale. E questa fu senza alcun dubbio un'attrazione miracolosa per la folla che era a Gerusalemme quel giorno di Pentecoste. Quindi un miracolo composto di tre elementi qui abbiamo: con il vento impetuoso, con le lingue come di fuoco e il fatto che tutti i discepoli cominciarono a parlare in altre lingue. Quindi qui c'è un miracolo meraviglioso, cioè straordinario, che si compone di questi tre elementi. Quindi questi tre elementi compongono il miracolo della Pentecoste. Che non me ne vogliono male i miei fratelli che amo e stimo, pentecostali, carismatici, eccetera, eccetera. Ma credo che se il miracolo di Pentecoste si compone di questi tre elementi, penso che nessun fratello pentecostale o carismatico vivente oggi li ha mai visti né sperimentati. Io ho chiesto a tanti miei fratelli pentecostali se hanno avuto l'esperienza del vento impetuoso, delle lingue che si posano sul loro capo. La risposta è negativa, è no. L'altro motivo, quindi il motivo primo è colpire tutti gli uditori perché i discepoli parlavano in lingue che non conoscevano. L'altro motivo, ancora più importante, era
annunciare il messaggio di salvezza in Gesù. Guardate il versetto 11 di Atti che abbiamo appena letto. Capitolo 2, versetto 11, dice così: tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Questo è l'altro motivo importantissimo, era quello di annunciare il messaggio di salvezza. Li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Ora, forse un'altra domanda da fare per approfondire questa tematica. Cosa dimostrava ai discepoli il parlare in lingue? Era, vedete, era il segno della discesa dello Spirito Santo su di loro. Non era il segno del battesimo, non il battesimo, attenzione, era il segno della discesa dello Spirito Santo su di loro. In altre parole, in tutto il Nuovo Testamento vi si trovano solo tre casi, tre, in cui si parla di credenti che hanno parlato in lingue, solo tre casi. In tutti e tre questi casi l'avvenimento descritto è la discesa dello Spirito Santo su di loro, non il battesimo dello Spirito Santo. Io ripeto, perché questo è un aspetto davvero importante. Però per fare questo ve lo faccio leggere, almeno un versetto ve lo faccio leggere, in Atti 11, 15. Atti 11, 15. Vi faccio leggere questo versetto. Atti 11, 15. Guardate cosa dice questo, l'ho sottolineato in verde. Aveva appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese, vedete, scese su di loro esattamente come su di noi al principio. Vedete? Scese. Come è successo giusto giusto il giorno di Pentecoste. Vedete? Questo è un aspetto importante. Quindi in questi tre casi di cui stiamo parlando, di cui si parla nella Bibbia, che poi sono tre casi descritti nel libro degli Atti, in questi tre casi l'avvenimento descritto è la discesa dello Spirito Santo, non il battesimo dello Spirito Santo, come abbiamo visto in Atti 11:15. Vale sia per la Pentecoste, vale anche per la casa di Cornelio, capitolo 10, vale la stessa cosa per Efeso in Atti 19:6. Ora, voglio andare ancora un po' più a fondo per sviscerare un po' questa tematica. Secondo voi, quale differenza c'è tra il parlare in lingue della Bibbia con quello che avviene oggi nelle chiese pentecostali o carismatiche o addirittura anche cattoliche, focolarini, carismatici, quelle che conosciamo? Quale differenza c'è tra il parlare in lingue della Bibbia con quello che succede ai nostri giorni, ai nostri tempi? Ora, in Atti si trattava di lingue conosciute. Ripeto, lingue conosciute. Guardate il versetto 6 di Atti 2:6, dice: quando avvenne che quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno, attenzione, li udiva parlare nella propria lingua. Quindi in Atti, quando si parla di parlare in lingue, si parla di lingue conosciute. E non erano espressioni estatiche. Nessuno degli apostoli è andato in estasi. Nessuno era in rapito, estasiato. Assolutamente. I discepoli, gli apostoli, parlavano per virtù dello Spirito Santo che è sceso su di loro, parlavano in lingue che loro non avevano conosciuto, non avevano studiate, ma che era una lingua conosciuta. Quindi tutte le nazionalità rappresentate ascoltarono lì, tutte quelle nazionalità ascoltarono la propria lingua. Guardate il versetto 8, dice: come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Come mai? Erano stupiti. Vi sono diverse ragioni per cui il vero dono delle lingue nella scrittura sottintende si tratti di lingue conosciute, diverse ragioni. Per esempio in Marco 16, versetto 17, quando dice con l'espressione parleranno in lingue nuove,
La parola in greco sono glossasis, glossais o kainais e significano precisamente parleranno in linguaggi nuovi, nel senso di lingue diverse da quelle che essi normalmente parlavano e non nuove nel senso di mai esistite prima, capite? Ora, io vi voglio dare almeno cinque ragioni per cui lingue significa lingue conosciute, così togliamo ogni dubbio. La parola greca, glossa, vuol dire linguaggio umano ed è prevalentemente in questo senso che viene usata nella Bibbia. Quindi la parola glossa che viene usata nella Bibbia, questo termine, indica il linguaggio umano. Secondo motivo. In Atti 2, quello che stiamo studiando, versetti 6 e 8, troviamo che la parola greca, dialectos, da cui deriva la nostra parola italiana, dialetto, alla Pentecoste alcuni udirono addirittura il messaggio di Dio nella propria lingua e alcuni nel proprio dialetto. Ora, se tutti i discepoli avessero parlato in lingue estatiche, non sarebbe stato possibile fare una distinzione fra lingue e dialetti. Nessuno avrebbe capito niente se avessero parlato le lingue statiche, quelle lingue che si parla, diciamo, per capirci, ai nostri giorni, o comunque dicono che parlano in lingue. Terzo motivo, questo stesso termine, glossa, è usato anche più avanti, sia in Atti 10, versetto 46, che in Atti 19, versetto 16, e in Prima Corinzi 12 e 14. Questo termine viene usato sempre in riferimento a lingue umane realmente esistenti. Ad esempio, in Prima Corinzi, Paolo usa il singolare perché i corinzi che cosa facevano? Usavano al posto del vero dono delle lingue Il farfugliamento, e questo farfugliamento è incomprensibile. Infatti, in Prima Corinzi, Paolo scrive questo capitolo 14 e lo fa proprio per correggere questa devianza dei corinzi. Vi leggo io qualche versetto. Guardate il versetto 2 del capitolo 14 di Prima Corinzi. Dice così, perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Guardate il versetto 4. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Guardate ancora il versetto 13. Dice così, perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare. Versetto 14, guardate, dice, poiché se prego in altra lingua, prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Versetto, vado avanti, 19, ci sarebbe il caso di studiare tutto il testo, ma non abbiamo tempo. Ma il versetto 19 dice, ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intellegibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua. Mi fermo qui. E questo è un altro motivo. Il quarto motivo, in Prima Corinzi 14:21, troviamo che le lingue erano lingue straniere. Guardate il versetto 21 di Prima Corinzi 14. Dice così, è scritto nella legge, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Un altro motivo è che troviamo che le lingue erano lingue straniere e dovevano servire, attenzione, dovevano servire da segno per gli israeliti non credenti. Paolo sta citando qui Isaia, capitolo 28, versetti 11 e 12. Isaia 28, 11 e 12. Questo è da leggere. Isaia 28, 11. Isaia 28, 11. Dice così, ebbene, sarà mediante labbra balbuziente, mediante una lingua straniera, che il Signore parlerà a questo popolo,
Egli aveva detto loro: ecco il riposo, lasciar riposare lo stanco, questo è il refrigerio, ma quelli non hanno voluto ascoltare. Vedete, ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti, mediante una lingua straniera, che il Signore parlerà a questo popolo. Vedete, Isaia sta dicendo una cosa fondamentale. Le lingue erano straniere e dovevano servire da segno per gli israeliti non credenti. E Paolo sta citando proprio Isaia. Paolo continua dicendo che le lingue erano un segno per i non credenti, cioè i non credenti di Israele, come giustamente indica Isaia 28, 11, 12. E questo, arriviamo al quinto motivo. In 1 Corinzi 14, 27, se ce l'avete prendetelo, dice così: se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. In questo versetto 27 di 1 Corinzi 14, si parla di una lingua vera, dato che doveva essere tradotta. Paolo dice ai cristiani di Corinto che se, mentre erano riuniti, uno avesse parlato in una certa lingua, nella nostra chiesa spesso succede, vengono americani, vengono altri tedeschi e altri, e nella nostra chiesa ci sono persone che conoscono l'inglese, che conoscono il tedesco, eccetera. Quindi Paolo sta dicendo proprio questo, che mentre voi siete riuniti, uno avesse parlato in una certa lingua, dice chiaramente, siano due o tre al più a farlo, e l'uno dopo l'altro, e uno interpreti. Ora, in molte chiese, uno dopo l'altro non esiste proprio, cioè lo fanno tutti contemporaneamente, ma non uno, due, tre, ma 100, 200, quelle che sono. Questo sta a indicare che cosa? Senza dubbio, che si trattava di una lingua vera. Se deve essere tradotta, per forza deve essere una lingua vera, perché doveva essere tradotta. Quando non si faceva così, la pena, sapete qual era? Era la confusione, di cui parla il versetto 23, perché dice così, versetto 23, quando dunque tutta la chiesa si riunisce, versetto 23, di prima Corinzi 14, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli stranieri o dei credenti, non diranno che siete pazzi? In 1 Corinzi Paolo critica proprio questo loro pervertimento dei doni. I Corinzi usavano il loro dono delle lingue per parlare a Dio e non per parlare agli uomini, cose che invece dovevano fare. Loro hanno pervertito il dono, e invece di rivolgersi ai non credenti, in lingua conosciuta ovviamente, si rivolgevano a Dio. Quindi i doni spirituali non sono stati per beneficiare Dio. E questo ce lo fa capire tutta la Bibbia, ce lo dice chiaramente l'Apostolo Pietro in 1 Pietro 4,10. Pietro ci dice che i doni non servono per beneficiare Dio, ma per la Chiesa. Quindi se io uso un dono per beneficiare Dio, lo sto pervertendo questo dono. Forse è il caso di leggere questo versetto in 1 Pietro 4, versetto 10. Ve lo mostro io. 1 Pietro 4, versetto 10. Guardate qua cosa dice. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. I doni, i carismi, devono essere messi al servizio degli altri. Non serve per parlare con Dio. Non puoi usare i doni per parlare con Dio. È un pervertimento dei doni. Quindi un'altra ragione per cui i Corinzi usavano il dono delle lingue in un modo sbagliato era per soddisfare egoisticamente il proprio io. E Paolo rimarca lo stesso concetto nei versetti 16 e 17. Dice così, guardate cosa dice Paolo, Corinzi 16, 17, 14, capitolo 14, altrimenti se tu benedici Dio soltanto con lo Spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire amen alla tua preghiera?
di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici. Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Quindi non possiamo, diciamo, soddisfare egoisticamente il nostro io. E Paolo lo dice che questo non va fatto in questi versetti 16. Quindi è non per edificare gli altri. Quello che possiamo dire è che Paolo in 1 Corinzi 14:2 non fa né una raccomandazione, né un elogio rivolto ai Corinzi, è piuttosto molto satirico. E dal contesto possiamo dire che si tratti più di un rimprovero che di un riconoscimento. E voglio fare una nota conclusiva a questo discorso sulle lingue. In 1 Corinzi 13, se avete le Bibbie potete prenderlo, versetto 8, Paolo fa un'affermazione interessante, quasi sorprendente. L'amore non viene mai meno. La profezia e la conoscenza verranno abolite. Le lingue cesseranno, significa che non sarebbero più ricominciate, e gli ultimi libri del Nuovo Testamento a questo riguardo non ne fanno più menzione. Le lingue furono un dono miracoloso e l'epoca dei miracoli è finita con gli ultimi apostoli. L'ultimo miracolo di cui si parla nel Nuovo Testamento avvenne circa nel 58 d.C., circa con la guarigione, se volete, del padre di Publio in Atti 28:7-10. Da quella data fino al 96 d.C., anno in cui Giovanni l'Apostolo terminò di scrivere l'Apocalisse, non si parla più di nessun miracolo. Alla fine del primo secolo la Chiesa era ormai fondata su che cosa? Sui miracoli? No, era fondata sulla parola eterna di Dio, quella parola che cielo e terra passeranno, ma le parole di Dio non passeranno mai. Quindi le lingue e gli altri doni che servivano da segno, come dice Marco, non avevano più nessuno scopo. Così come non ci può essere più la successione apostolica, scusate se aggiungo anche questo esempio, non c'è più la successione apostolica, non ci può essere. Nello stesso modo, la morte degli apostoli finì anche l'epoca dei miracoli e delle lingue che erano specificatamente legate a loro. E io voglio invitarvi, no, ovvio nel confronto, io non voglio imporre niente a nessuno, ma è quello che io ho imparato studiando e leggendo la parola di Dio. La successione apostolica è finita. Anche se alcuni si fanno chiamare apostoli, ma non sono veri apostoli, sono delle persone che si prendono un qualcosa che non gli appartiene. Comunque, così come è finita quest'era apostolica, è finita anche l'epoca dei miracoli, è finita l'epoca delle lingue. E vi faccio prendere, insieme a me, ora vi indico, Seconda Corinzi, se prendete già, capitolo 12, e poi anche Ebrei 2, prendiamolo insieme, ve lo faccio leggere dal testo qui. Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 12. Guardate cosa dice questo testo. Certo, guardate, l'ho sottolineato, i segni dell'apostolato sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova nei segni, nei prodigi e nelle opere potenti. Certo, i segni dell'apostolo sono stati compiuti tra di voi in una pazienza a tutta prova nei segni, ascoltate bene, nei prodigi e nelle opere potenti. Ma c'è ancora Ebrei che ci illumina in questo senso, l'epistola agli Ebrei, capitolo 2, versetti 3 e 4. Guardate qui. Come scamperemo, guardate, l'ho sottolineato questo verso, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio
ascoltate, stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro, con che cosa? Con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Questi fratelli, questo periodo apostolico è finito e qui l'autore lo rimarca in un modo incredibile, in un modo incredibile. Torniamo a noi. Quindi stiamo parlando che così come è finito la successione, è finita la successione apostolica, sono finiti anche il periodo, l'epoca dei miracoli, delle lingue, finì l'epoca nella maniera presentata nel libro degli Atti, perché Dio, ovviamente, quel tipo, quel modo che viene descritto nel libro degli Atti è finita come era, ma Dio opera ancora miracoli, se no non staremmo qui. Io sono un miracolo, io ero morto nei falli, nei peccati, e il Signore mi ha risuscitato. Quindi è finita quel modo, quell'epoca descritta nel libro degli Atti, ma Dio ancora opera miracoli e diversi credenti imparano velocemente, se volete, le lingue. Quei missionari che vanno in Africa, nelle parti più sperdute del mondo, imparano le lingue, traducono la parola di Dio nella lingua che loro imparano. E questo è un miracolo. È lo Spirito Santo che dà questo dono a questi fratelli. Ora, secondo voi, per avviarci verso la conclusione, perché nei versetti 6 a 13 Luca specifica sia i luoghi che le diverse razze? Vedete, il cristianesimo non è limitato ad un gruppo di persone o a qualche razza particolare. Questo era quello che pensavano gli ebrei, in realtà. Loro pensavano che Yahweh era solo per loro, non per gli altri. E Dio invece si servì delle lingue parlate a Pentecoste proprio per dimostrare che il cristianesimo non è limitato a un gruppo di persone soltanto, ma a tutte le persone. Questo è l'Iddio della Bibbia. Perché Dio si servì delle lingue parlate a Pentecoste? Per trasmettere il messaggio divino ad ognuno dei presenti. Lì tutti che erano lì a quella festa hanno ascoltato il messaggio di salvezza e questo messaggio divino che viene presentato a tutti, ad ognuno lì quel giorno, Cristo ha offerto la salvezza a tutti senza riguardi di nazionalità. Tutti udivano parlare nella propria lingua natia il messaggio meraviglioso di Dio, di salvezza. Pensate, in questo testo di Atti 2 sono elencate 16 luoghi diversi, le cui ci sono le lingue specifiche di questi che furono parlate a Pentecoste, quindi 16 luoghi diversi le cui lingue specifiche furono parlate qui a Pentecoste. Fu un vero e proprio miracolo divino e in questo modo i giudei che accettarono il messaggio del Vangelo annunciato da Pietro tornarono, queste persone che andavano a Gerusalemme per la festa di Pentecoste, ascoltando il messaggio, sono tornati indietro portando con sé la buona novella della salvezza in Dio. E ci sarebbero tanti brani da leggere a questo riguardo. Quindi in questo modo il Dio preparò, se volete, la via per la propagazione del Vangelo. Il Vangelo si è propagato in questo modo. Il giorno di Pentecoste Pietro predicò, vedremo poi la prossima volta, si convertono circa 3.000 persone che hanno deciso di seguire Cristo. Io spero che questa sera anche tu decidi di seguire Cristo, se ancora non lo fai. Però man mano che studieremo il libro degli Atti, vedremo che spesso proprio le persone che si erano convertite a Pentecoste preparavano il terreno per Paolo e per gli altri che poi andavano in missione, nei viaggi missionari. La Chiesa di Roma, probabilmente non la Chiesa romana cattolica, ma la Chiesa di Roma, quella che nasce a Roma subito dopo questi eventi di Pentecoste, probabilmente ebbe inizio grazie ai credenti convertitisi in quell'occasione lì a Pentecoste e non per mezzo di Pietro, né di Paolo, né di qualcun altro degli apostoli. Capite? Quindi è un'opera che ha iniziato il giorno di Pentecoste e ha raggiunto diverse nazionalità. Ora, un'altra domanda che possiamo fare, secondo voi, vi fu in alcuni stupore? Perché? In alcuni vi fu stupore e in altri invece li deridevano. Vedete il versetto 11 di Atti, no? Alcuni erano stupiti di quello che stava accadendo, altri invece deridevano quello che stava accadendo. Guardate il versetto 11, dice così.
tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare nelle grandi cose di Dio, eccetera. Versetto 13, scusate, non 11. Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolci, cioè sono ubriachi, se volete, stavano dicendo. Ora, gli abitanti di Gerusalemme e di Giudea non conoscevano le lingue che miracolosamente furono parlate in quel giorno di Pentecoste. Cioè, loro conoscevano l'ebraico, punto, non conoscevano altre lingue. Anzi, per loro sembrava che i discepoli fossero ubriachi, perché parlavano lingua che loro non recepivano. Pietro, per questo motivo, spiegò loro ogni cosa anche nella loro lingua, e lo vedremo la prossima volta. Al capitolo 14, poi Pietro sta parlando nella lingua ebraica, dove tutti possono capirlo, almeno quelli che non capivano le lingue che parlavano in quel momento mentre Pietro annunciava e gli altri apostoli annunciavano le grandi cose di Dio. Ma questo lo vedremo senza dubbio la prossima volta, al prossimo studio. Io mi fermerei proprio qui.